accessorio molto personale. Può e deve cambiare a seconda del nostro umore. Insomma, sappiamo che noi donne spesso cambiamo di umore, ma il cappello in questo ci segue. E oggi ne parliamo con Matteo Mutinelli nel suo negozio di Milano. Ciao Matteo. Ciao Samantha. Allora sì, il cappello che hai in testa è un cappello di qualità molto fine. Il feltro è un materiale che tu puoi modellare. Per cui su un cappello del genere possiamo intervenire con due o tre accorgimenti per avere poi tre modelli diversi. Matteo, questa è la versione classica di questo cappello di feltro. Sì. Cosa può diventare il cappello ma anche la persona che lo indossa? Sì, questo è un cappello con un'ala cerchiata, vuol dire che è un'ala che ha una stiratura con questa curvatura qua. È un cappello che puoi portare sia con l'ala tutta alzata e in questa maniera magari portato sulle 23 gli dai un mood un pochettino più sbarazzino. È un cappello che tu puoi portare nella linea classica, abbassi l'ala davanti, giù davanti e su dietro, linea classica borsalino, linea uomo. La donna sta benissimo portata anche con l'ala tutta giù. In questa maniera tu hai un cappello più sportivo, un cappello un po' più casual. Un'altra opzione è dare asimmetria alla tesa, per cui tu parti dal centro, lo apri su un fianco e dai un movimento all'ala che comunque ti fa un cappello completamente diverso. Matteo, è bellissimo. Io però sono sempre in giro, spesso anche in moto. Come faccio col cappello? Allora, questo genere di cappello, scusami, ha un vantaggio. Allora, siamo su una qualità molto fine, per cui una lavorazione full art che ti permette di fare questo lavoro. È un cappello anche da tasca. E qui è un cappello che tu, nel caso in cui avessi necessità, puoi arrotolare in questa maniera. Farlo sempre col cappello asciutto e farlo sempre quando è necessario. Più lo tratti bene, più rimane nel tempo a posto. Il cappello ti dà sempre come risultato il modo in cui è stato trattato dal proprietario. Se tu lo schiacci qua alla lunga piglia la punta, se tu lo tratti male o metti in armadio da bagnato rimane così. Per cui il feltro nel bene e nel male poi si può modificare sempre, si può ristirare e rimettere a posto. Amiche, un cappello, quattro modi per indossarlo. Se vi è piaciuto questo tutorial, mettetemi un like e iscrivetevi al canale Don't Forget the Mirror. E soprattutto ritorniamo a scoprire questo accessorio meraviglioso.